In un periodo buio e tenebroso per l'umanità, non sappiamo quanti anni or sono è successo tutto ciò, ma un bel po' di tempo fa, il gioco poi non è entrato troppo nel dettaglio, una certa Azabel, una zenitiana che in teoria dovrebbe essere dalla parte del bene in sostanza, un bel giorno ha deciso di radere al suolo tutto il mondo e di ripartire da zero per purificare ogni cosa, e c'era anche quasi riuscita, dopo aver rubato uno dei segreti della creazione. Non ci è stato spiegato questo segreto della creazione, ma se devo supporre qualcosa direi che è in grado di permetterti di creare qualcosa lato mostri, sia del bene che del male, in base poi alla persona che esercita questo potere. E lei naturalmente ha creato qualcosa di estremamente negativo, a quanto pare. Grazie a questo esercito di mostri e a lei stessa, era quasi riuscita nel suo intento di distruggere tutto, ma è intervenuto il drago di Zenothia, che l'ha rinchiusa poi in un regno elfico, mi pare, e lì c'è rimasta per tot tempo, ma a quanto pare adesso qualcosa si sta risvegliando. Non ci hanno menzionato lei nello specifico, ma ci hanno parlato di una delle sue progenie, quindi uno dei mostri che evidentemente ha creato con il segreto della creazione, immagino, ovvero questo Estark, il signore degli inferi. Tra l'altro ho scoperto che Estark non è nuovo nell'universo di Dragon Quest, c'era anche in qualche altro capitolo. Questo signore degli inferi va sconfitto, no? Il drago di Zenothia è stato chiaro. Alleati con gli eroi del passato, i prescelti, così si chiamano, delle figure immaginarie che insomma regolarmente evidentemente rispediscono questi mostri da dove sono venuti, per sconfiggerli definitivamente. E così poi dovrai però rinunciare al tuo lato mostruoso, perché noi sappiamo che Psaro è una via di mezzo tra un umano e un mostro, e diventare così umano, per rispettare anche il patto fatto con la madre. Ma Psaro si è rifiutato, perché lui non vuole solamente sconfiggere Estark, lo vuole soverchiare, lo vuole portare nelle sue fila, per poi evidentemente sguinzagliarlo contro Randolfo, suo papà. Sappiamo che questo è il suo piano, no? Prendere il posto di Randolfo e quindi sterminarlo, ucciderlo, insomma. Evidentemente Psaro pensa che uno come Estark possa fargli comodo e come dargli torto, insomma. Il signore degli inferi sarà certamente un mostro bello potente, ma tutto questo ha un prezzo. Noi stiamo andando contro la volontà del drago di Zenothia, oltre che contro, vabbè, la volontà, se vogliamo, della madre di Psaro, che poveretta non c'è più, non lo può sapere, però lei voleva ardentemente che Psaro rinunciasse alla sua parte mostruosa per diventare in tutto e per tutto un umano. Invece Psaro sta andando contro tutto ciò, bisogna capire il perché. Io penso perché lui desidera davvero vendicare la madre, e credo che lui pensi che questo sia l'unico modo, ovvero ottenere più potere possibile anche da eventuali nemici, però poi lo vedremo. Il drago di Zenothia ci ha proibito di tornare là, quindi ci ha letteralmente banditi da Zenothia, e come se non bastasse, sul finale abbiamo anche litigato con Pitagora, perché questa decisione di Psaro va un po' contro anche, no, gli umani stessi, perché non ci siamo alleati con i prescelti. Insomma, è come se ci fosse una guerra in atto e Psaro non si è sostanzialmente alleato con nessuna delle due parti, o meglio, lui adesso vuole ardentemente crearsi, mettiamola così, questo esercito di mostri per diventare il nuovo principe dei mostri, quindi va un po' contro, ripeto, tutto e tutti. È un po' controversa la situazione, ma pensate che sia finita qui? Ovviamente no. Infatti c'è qualcun altro che desidera portare Estark nelle proprie fila. E sto parlando di Zangiel, l'Omniarca, signore di tutte le mostruosità. Così ci è stato presentato dal drago, che sì, alla fine siamo andati contro il suo volere, però comunque qualche informazione ce l'ha data, e anzi, ci ha anche aperto la via per andare ad affrontare questo Zangiel. Però il tutto mi puzza un po'. Innanzitutto perché signore di tutte le mostruosità, che significa? Non era Randolfo quello? Ok, lui sarà il re di tutti i mostri, però più o meno è un titolo simile. Su internet ho letto che Zangiel è il signore di tutte le mostruosità di Terrestria, e già avrebbe un po' più di senso. Sta di fatto che il drago
ha paragonato la forza di Zangiel a quella di Randolfo, quindi sarà una creatura, un mostro potentissimo. E io mi chiedo, saremo in grado di affrontarlo adesso? Mi sembra un po' strano perché non conosciamo nemmeno il segreto dell'evoluzione. Vi ricordo che è rimasta in sospesa la questione. Magari ci sarà qualcos'altro sotto? Beh, insomma, Zangiel e poi Estark e poi Randolfo, questi sono i nostri piani? Ok, direi che possiamo procedere. Le cose che vi ho detto all'inizio su Azabel, tra l'altro, le abbiamo scoperte nella prigione dei ricordi dopo aver sconfitto i guardiani. E proprio lì dentro, una persona che sorvegliava questi guardiani, non ci ha detto il nome se non sbaglio, si è comportata con noi in maniera un po' strana, cioè ci ha lasciato fare. Era abbastanza contenta, se non altro, di liberarsi di questi guardiani. Chissà come mai. Sto parlando di quel ragazzo con i capelli platino come Psaro, mi sembra. Ok, possiamo andare. Scusate l'introduzione, ma bisognava fare un po' di chiarezza perché, ripeto, le cose si sono un pelo intrecciate. Allora, questo Zangiel si trova nell'antro del male, a sud di Terrestria. Quindi, andiamoci. Il teleport, come vi ho detto, ci è stato gentilmente offerto dal drago, che adesso non ci vuole più vedere. Wow! Ho una new entry squadra, Carmatura. Quella che abbiamo visto, sì, nell'altra zona, solo che è in miniatura, cioè è minuscolo. Si vede che i due mostri che ho fuso erano estremamente piccoli. Vabbè, non importa comunque, però è forte. Sembrerebbe almeno. Oh, wow. This here is Diabolic Hall, the pride and joy of Zangiel. We don't take kindly to visitors. You'll make a tasty snack, so long as you're not too grisly. And if you won't back down, we'll just have to lock horns. Subito uno scontro. Bene. Ok. Allora, direi di andare con la battaglia automatica. Vediamo che succede. Vediamo come se la cava il nuovo gruppo. Carmatura è un po' ancora deboluccio per il fatto che è livello basso, 14 se non sbaglio. Ma vediamo se riusciamo comunque a cavarcela. Dovrebbe essere una sorta di tank. Dovrebbe esserlo. Per il momento ci godiamo la battaglia. Quella è buona. Ok, finalmente inizia ad attaccare anche l'Homo Nevis. Il robot picchia. L'ho notato. E uno è andato, Due. Gli faccio fare un po' di esperienza anche a Karma, dai. Ok. Guarda lì. Qualcuno ha ottenuto punti talento? Tartadrago che ho qui in realtà non so per quale, cioè nel senso adesso non lo sto utilizzando, però lo portiamo comunque avanti, che non guasta. Perhaps I shouldn't have tooted my own horn so hard. The look. Here comes General Chain. You lot are really being thrown in the lion's den now. Dov'è che l'ho visto lui? Trailer forse? Qualche immagine promozionale? You're done for. They say General Chain's fighting prowess surpasses even that of Lord Zangiel, or so they say. Cosa? Not a chance. Not a chance. O è una battaglia scriptata, nel senso che noi saremo costretti a perdere,
Oppure la forza di Zangiel va ridimensionata un attimo, perché come può essere più forte di lui? Che ha paragonato la forza di Zangiel a quella di Randolfo. C'è qualcosa che non mi torna? Have you swung around here for a reason, boy? You want Lord Zangiel to bend the knee to you? Vogliamo anche Zangiel nel nostro filo. Bene. A raggedy little thing like you. Don't yank my chain. I'm afraid you're a weak link and must pay the price. Any last words? No. Good. We could get straight into the swing of things. Ma combattiamo veramente? Ok. Ok. Allora, lei indebolisce il nemico come tattica, l'ho già messa. Penso che quindi andrà ad eseguire quella cosa lì. Forse. Farei questo? Proviamo. Andiamo lì ad abbassare la precisione. Vediamo quanto è forte. Bene, già il primo attacco mancato. Ah, però. Cosa? No, impossibile. No, fermi. Ci ha già demolito tutto il team. E fa due attacchi alla volta. Follia. E se dobbiamo perdere veramente, perché... Cioè, la sensazione è quella, eh. Proviamo ad andare avanti, vediamo dove riusciamo ad arrivare. Lui andava messo subito, ma che ne sapevo io. La battaglia di prima è stata, direi, abbastanza easy, per la verità. Non vorrei che magari facesse qualcos'altro. Preferisco lui salvare che l'Homo Nevis. Vediamo. Scusami, Homo Nevis. Però il nostro mecha coso qua è più forte. Ok, fermi un attimo che ha finito la cosa della precisione abbassata. Andiamo a rimettere Malabambola. Malabambola, no? Allora, ordini. Mi sembra una battaglia molto, molto impegnativa. Non so come andrà a finire qua. Però, in qualche modo, no? Dobbiamo provare. Almeno finché il gioco non ci dirà, era tutto uno scherzo. Devi perdere per forza qui. Mi sa che non possiamo fare la battaglia automatica, cioè devo ponderare bene ogni mossa. Lei purtroppo è anche lenta, perché attacca sempre dopo, almeno attaccasse subito. Mi ha distrutto il team. Devo fare una cosa. Provare perlomeno. Tolgo un secondo che non riesce a curarlo. Lasciamo così. Lui si cura per sé e poi deve provare Malabambola di nuovo con Illusio. Vediamo se con il combattimento automatico lo fa. Decelerazione, ok, è andata bene per il momento. Illusio, colpiscilo. Meno male. Meno questo. Riduzione attacco, attenzione, però gli ha tolto ben uno di vita. Wow! Wow! Ragazzi, ma è impossibile sta battaglia? Come si fa? Boh, andiamo ad usare un oggetto. 30 PV mi sembrano un po' pochi.
mi sembrano un po' poche, considerando il fatto che ne hanno ben... Dove sono i PV? Dove li vedo? Beh, sui 100, sì. Comunque sono pochi. 120 mi sembrano troppi. Ah! 50 PV a tutti gli alleati. Ho una cura di gruppo. Non tante, ma... Allora, facciamo così un attimo. Già che la usiamo, andiamo a rimettere Jargon. Caldragone o Uomo Nevis? Bella domanda. Teniamo un attimo il Caldragone. Ah, no, no, scusate. Lui. Easy choice. La riduzione dell'attacco è entrata, giusto? La riduzione dell'attacco dovrebbe essere entrata, quindi... Noi adesso ci possiamo giocare questa carta qui. Conferma. Esatto, anche l'attacco più basso. Usiamone una. No, però recupera troppo poco. Ma è comunque meglio di niente. Perché altrimenti 60 qui... No, va bene, dai, usiamo questa. Non è il massimo della vita, ma... Via. Mamma mia, questi quell'attacco lì sembra infallibile. Allora, dovrebbe riuscire a curare in anticipo. Tutt'al più possiamo... No, il Tartadrago no, che non fa danni. Vai. Perché ha attaccato due volte lui? Prima era partita subito la cura. O forse mi sbaglio io. Vabbè, è tornato in vita. È tornato in vita. È tornato in vita. E noi possiamo, in questo caso, credo ci convenga fare così. 120 PV. Oppure no, aspetta. Usiamola su di lui, perché mi interessa più lui, sinceramente. Cosa ha usato? Cioè, non ha curato? Uff. Ce l'abbiamo fatta. Qui se non usavo gli oggettini non lo so come sarebbe andata a finire. Sono sincero, pensavo fosse una battaglia tipo impossibile, perché... Cioè, più forte di Zangiel, com'è possibile? Allora contro di lui abbiamo già la vittoria in tasca, cioè questo che vorrei capire. Bah, c'è qualcosa sotto, non mi convince questa situazione. Impressive work, lad. Now, you want to go up the chain of command and beat Lord Zangiel, do you not? Well, I warn you, he can lay waste. Ma allora che dici? Decidetevi chi è più forte. None have ever stood up to him and lived to tell the tale. So, still want to see him? Then your foolhardiness will be your downfall. Follow me. Non siamo pronti per battaglie così difficoltose, eh? Contro il primo gruppetto è stata facile. Lord Zangiel, I bring before you a visitor. Ah, there you are. The young pretender who seeks dominion over Estark, Lord of the Underworld. Well, it seems we're both after the same thing then. In fact, he is very nearly mine. Mm.
Beh, potente sembra potente. I am Zangiel the Omniarch, ruler of monsterkind in this realm. In questo reame terrestre. Avevo detto bene allora. Avevo letto bene anche. Ma ora che succede? I have been awaiting you. Your Majesty. This castle and my efforts to find Astark were all for you, my king. Eh? You're barely recognizable from the runt I picked up all those years back. Sorry about earlier. We had to make sure you were the real deal. No hard feelings, eh? Sono scioccato. Non me l'aspettavo per niente. Did you miss us? It's me, Gorin. We were wondering when you'd show up. Do you recognize me? I found you after you collapsed in front of Randolfo's castle. Remember how we tried to persuade you to stay, but you refused to. Ricordo, sì. Ever since that day, we have been preparing for you to become our new king and defeat Randolfo. My sole purpose in life was to destroy the tyrant. But I have grown too old and too weak. I now pass that torch to you, for you are the only one capable of this task. Una cosa è molto chiara. Randolfo è malvoluto da tutti. Da tutti, ragazzi. Letteralmente tutti. Il suo consigliere ci sta aiutando, che poi tra l'altro non abbiamo nemmeno più rivisto per il momento. Zangiel. Sono tutti contro Randolfo, anche i mostri stessi, perché è proprio un tiranno, quindi non piace a nessuno. So, o quasi, insomma. Will you become our king and defeat Randolfo in my stead? Good. Then it is time. I hereby pronounce you king. Go forth and greet your new subjects. Adesso siamo tipo i sovrani dei mostri di Terrestria, probabilmente. O qualcosa di simile. Che bello, ragazzi. Ha preso una svolta molto bella questa storia. Most deeply held desire has now been fulfilled. Ah, cavolo. Vedete, comunque alla fine i mostri non sono così cattivi, se ci pensate. A parte Randolfo. Listen. You need to understand exactly what Lord Zangiel's motivations were. Before the birth of Dolph the Destroyer. He was earmarked as Randolfo's successor. Ustolf il distruttore era stato proclamato successore di Randolfo. Ah, ok, Zangiel doveva essere il successore di Randolfo. Dolph.
wolf may be a fierce warrior, but he's a heartless creature, far too cruel to truly lead. Were he to come to dominate Nadiria, I fear monsterkind would eat itself alive. Lord Zangiel's aim was to eliminate Dolph in order to save all monsters from this fate. Cambia il nostro obiettivo. Usto. The battle couldn't be won overnight, and age wasn't on his side. Truth be told, he was on the verge of giving up. Until you appeared on the scene. Randolfo's second born, back from the dead. Zangiel had you pegged as the perfect ruler, and your exploits so far have proven him right. Thanks so much for making Zangiel's memorial. Before he passed, he asked me to give you this. Itinerita. Now you can cross to another realm of Nadiria. Oh, before you go, I'm afraid Estark's precise location remains a mystery. All we know is that he's in the vicinity of the human world. But fear not, we'll keep searching. In the meantime, why don't you swing by Nadiria's middle echelons and swell your monster ranks? Anelli mediani. We trust in you. It's your job. Fino adesso eravamo in quelli inferiori, se vi ricordate. Wow. Psaru il massacratore. Va bene. C'era un'altra cosa che dovevo fare. Nell'altro episodio, vi ricordate, no? La torre, siamo saliti in cima, ok? Quegli omini di neve, se non sbaglio uno di loro ci doveva dare tipo una ricompensa tornando da lui, dopo che avevamo sistemato la questione, ma non ci sono ancora tornato, almeno così mi ha suggerito qualcuno di voi, che ringrazio naturalmente, per cui sì, è una cosa che devo assolutamente provare a fare. Credo che la faremo adesso, tanto sarà insomma veloce. Volevo capire se qui c'era qualcosa, se potevamo fare qualcosa o se... Per il momento rimaneva una zona, insomma, così. Diciamo inutile. Ok. Potrebbero esserci delle mini medaglie da qualche parte. Ci sta dicendo che... Adesso non è il momento di cercare Estark, noi dobbiamo andare avanti e potenziarci, perché sarà evidentemente un nemico bello tosto. Qua c'è il trono, che adesso appartiene a noi, sostanzialmente è questo. Ecco. Siamo i nuovi re delle mostruosità dell'antro del male. Ok, allora. Io quindi credo che posso tranquillamente prendere il teleport. Ecco, però dicevo. Andiamo un attimo a vedere nel cerchio della tempra. Esattamente qua. Se c'è questa ricompensa. Vado e torno. Vediamo.
Eri tu? Thank you so much. Immagino che tu sia qui per la ricompensa. 4 semi della crescita. Ok. Thank you. Perfetto, questa era la ricompensa. In realtà ci sono molte cose che io non sto utilizzando. Il seme della crescita, se non sbaglio, aumenta alcune stat. Vediamo un attimo se riesco a recuperare qualcosa. Moltiplica 2 la quantità di punti esperienza monetari ottenuti dopo un combattimento. Efficace per 25... Oh, questa è buona. Quando devo livellare mi devo ricordare di utilizzarla. Seme della vita, vedete qua? Aumenta di 3 PM, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema qual è? Ne ho tanti di questi semi, forse converrebbe utilizzarli anche per potenziare i personaggi e, insomma, i mostri. Il problema è che non voglio sprecarli, quindi probabilmente rimarranno lì, non lo so, fino all'endgame, fino al postgame. Non voglio sprecarli con mostri che vanno e vengono. Capite cosa voglio dire? Cioè, li voglio usare su quelli definitivi. E poi magari c'è un modo per farmarne tanti così. In qualche modo, anche con i DLC che ho acquistato, non lo so. Magari, se sapete qualcosa di più, fatemelo sapere nei commenti. Io per il momento li sto immagazzinando e basta. Allora. Torniamo a Collo Rosato. A quanto pare dobbiamo fare questo passaggio per inserire l'itinerite. Bene. Esatto. Ok. Nella zona in cui siamo stati adesso, nell'antro del male, non c'era nulla da visitare se non la fortezza interna, però intendo all'esterno non c'erano mostri né niente. Ok. Con l'itinerite è stato sbloccato questo livello qua, il livello intermedio nel cerchio della tempra, che se non sbaglio è la zona in cui ci ha dato appuntamento, non mi ricordo come si chiama, quell'armatura verde, insomma, ci aveva detto appunto vediamoci lì dopo che abbiamo sconfitto il gruppetto di nemici. Ok, mi sembra almeno, sto andando a memoria, però dovrebbe essere così. Comunque, nel prossimo episodio, nuova zona, nuovi mostri, exp, nuove fusioni sicuramente poi dall'episodio successivo, ci sarà da divertirsi. Alla prossima!